ogni tanto ci spostiamo in Sicilia. Sapete, c'era un film famoso, lo ricorderete, di Benigni, Gianni Stechino, che diceva: il principale, il problema di Palermo è il traffico. Beh, però davvero Palermo è la città più trafficata d'Italia, c'è un dato che arriva da una fonte quanto mai insolita, ma ti ho parlato. È nella tezza, è più grave di queste piaghe che veramente diffama la Sicilia e in particolare Palermo agli occhi del mondo. Lei ha già capito, è inutile che io gliela dica, mi vergogno a dirlo. È traffico. Dalla fantasia alla realtà. Palermo è la città più trafficata d'Italia, lo rivela il report TomTom Traffic Index, che raccoglie miliardi di dati dai navigatori di 169 città, tra cui 59 in Europa. A Palermo si registra un indice di congestionamento del 40%, ovvero serve il 40% di tempo in più rispetto a una situazione di traffico regolare. In altre parole, in un anno a Palermo si passano 90 ore imbottigliati nel traffico. Seguono Roma e Milano con il 36 e il 25% di tempo in più passato in coda. La saturazione delle città sembra rispecchiarsi nel mercato. I dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riportano un calo delle immatricolazioni auto ad ottobre di oltre il 5% rispetto allo stesso periodo del 2012, con una riduzione del settore auto dall'inizio dell'anno dell'8%.